A me quello che preoccupa dalle vostre illustrazioni è il fatto che continuiamo a parlare di questa vicenda. Giustamente Diego Sarno diceva abbiamo fatto dei punti precisi da chiarire per la trasformazione e finalmente si entra nel merito, perché come accennava anche Mauro, le dicerie o per i moderni italiani le fake news sono tante e sono propalate da persone responsabili, che dovrebbero essere responsabili, ma in questo modo dimostrano una notevole irresponsabilità, dicendo falsità. Una la citava Mauro. Noi non chiediamo che venga liquidata l'azienda e costituita una nuova azienda. Fino all'anno scorso non si poteva nemmeno fare, perché l'articolo 9, eccetera, impediva ai comuni di costituire nuove aziende. Quindi non andiamo a fare una proposta di questo genere. Ci prendono per scemi ed è offensivo nei nostri confronti, e pazienza, perché siamo gli avversari e quindi veniamo trattati male, ma nei confronti dell'opinione pubblica, rispetto a una corretta informazione, che si spacci questa versione contro quella vera trasformazione. La trasformazione vuol dire che si trasforma la natura giuridica dell'azienda e tutto rimane praticamente come prima, perché quello che si dice è che l'azienda non deve più rispondere alla finalità di diritto privato che dalla società per azioni, alla società in accomandita, alla società in nome collettivo hanno lo scopo di realizzare degli utili, cioè dei profitti. Ha un altro scopo l'azienda di diritto pubblico ed è quella di erogare un servizio alla collettività in termini di efficienza, di equilibrio, con il bilancio in pareggio, non deve fare utili, il popolo italiano, 27 milioni di italiani l'hanno detto, senza scopo di lucro. Ricordiamoci che all'epoca del referendum il nostro amico Romano in una dichiarazione pubblica ha detto che lui avrebbe votato sì al primo quesito, ma no al secondo quesito, che era quello sugli utili, la remunerazione del capitale investito, ed è coerente da allora in poi. Però non può difendere questa sua coerenza con delle falsità. Quello che la delibera a Torino e la legge a Roma chiedono è la trasformazione. E in quel fascicoletto è citato non solo la sentenza della Corte, è citata, ma soprattutto è citata nel documento che Appendino ha presentato, quello che ti accennavo Diego, all'Assemblea dei Soci Smart. Lì ci sono delle imprecisioni, perché viene citata la sentenza del TAR del Piemonte che si dice ha dichiarato fattibile questa trasformazione sotto l'aspetto giuridico. In realtà non è il TAR del Piemonte che ha fatto quella sentenza. Il TAR del Piemonte se n'era lavato le mani e di fronte alle grosse implicazioni politiche che sapeva che c'erano dietro a questa questione ha mandato tutto a Roma. Ed è però la sentenza che dice che la trasformazione si può fare e aggiunge è persino più vantaggiosa per gli enti locali, viene dalla Corte dei Conti, sezione autonomie nazionale, quindi che vale per tutto il paese. Quindi sarebbe stato opportuno citare la sentenza giusta, non quella del TAR, ma quella della Corte dei Conti nazionale. E sarebbe stato opportuno anche citare una sentenza del Consiglio di Stato, quindi aspetto amministrativo, aspetto giuridico legale, che è recentissima, che riguarda la trasformazione di un'azienda della Campania di Benevento proprio come SMAR, da società per azioni in azienda di diritto pubblico. La trasformazione viene fatta, l'operazione va in porto, l'azienda comincia a funzionare, solo che ci sono delle beghe politiche
che hanno fatto sì che in una certa seduta la maggioranza mancasse di alcuni voti e che la minoranza abbia approfittato per dire che l'amministratore delegato in seguito alla trasformazione decadeva e quindi doveva lasciare il posto e essere sostituito. E lo hanno fatto perché hanno votato così e la maggioranza non c'era e non è riuscita a contrastare sta roba. Questo amministratore delegato è ricorso al TAR, il TAR ha detto no, no, l'amministratore delegato rimane perché l'azienda è la stessa. Non contenti gli avversari sono ricorsi al Consiglio di Stato e c'è la sentenza che mi pare abbiamo citato anche lì, del Consiglio di Stato che avvalla la pronuncia del TAR e dice l'amministratore delegato deve essere reintegrato nel suo ruolo perché non c'è nessuna ragione, c'è la continuità quindi non solo del rapporto di lavoro per tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ma perfino per gli incarichi fiduciari, perché quello dell'amministratore delegato non è un lavoro dipendente, è un incarico fiduciario a tempo determinato, perché 3 anni e non di più, perché è previsto dalla legge, ma quello per tutti e 3 gli anni rimane effettivo, tant'è che è stato reintegrato e hanno dovuto pagare anche i danni, gli interessi e le spese processuali. Quindi abbiamo delle sentenze ormai della magistratura, oltre a quella di Napoli, che ormai è diventata storica, della magistratura che dicono che la garanzia dei posti di lavoro c'è. Perfino per quelli più precari di così non si può, no? 3 anni a discrezione, perché non vieni nemmeno scelto per concorso, ma in base a fiducia e così via. Ci sono effettivamente degli aspetti che dovranno essere ulteriormente chiariti da tecnici che siano del settore e così via. Benissimo, benissimo. Però lasciatemi aggiungere una cosa. O noi condividiamo con dubbi, incertezze, tutte da chiarire, che bisogna voltare proprio radicalmente pagina. Cioè il valore per cui noi portiamo avanti questo impegno è quello di tirare fuori dal mercato un bene comune come l'acqua. E lì bisogna trovare tutti i modi legittimi, legali, oggettivi, sacrosanti, fondati, ma che supportino questo tipo di orientamento, perché altrimenti non ci salviamo più. Se non salviamo l'acqua, non salviamo più niente, tutto il resto è già privatizzato. E quindi è una battaglia di civiltà e di valori, prima ancora che economica. Sul resto poi lascio altri intervenire, ma mi piacerebbe che almeno convergessimo sull'obiettivo finale e mano a mano che procediamo, ognuno per la parte che gli compete, l'amministrazione comunale, il coordinamento dei comuni e anche le forze politiche che ci stanno dietro, si lavorasse per sgombrare il terreno il più possibile, piuttosto che erigere barricate ed ostacoli, e anche perché se questo brutto episodio di questa ultima settimana di uno sciopero indetto contro la legge da parte di 3 sindacati che sono la storia del sindacato in questo paese è veramente allarmante, perché vuol dire che si è perso il senso dell'orientamento progressista, democratico. In un settore come quello dell'acqua, che non so se tutti lo sanno, ma è l'unico che al quale per legge non si applica l'articolo 177 del codice degli appalti, che è uno dei 2 motivi di questo sciopero. Ma come mi fai? L'ho detto benissimo ieri mattina nella riunione che abbiamo avuto con la segretaria del Camera del Lavoro di Torino, l'ho detto benissimo Emanuela che era presente, vi battete contro l'estensione delle esternalizzazioni degli appalti e poi vi battete contro la trasformazione di Smart in aziende di diritto pubblico e delle aziende idriche
in aziende di diritto pubblico, dove proprio quel codice degli appalti, l'articolo 12, esclude che quell'articolo si applichi. Allora c'è qualcosa dietro la testa, cioè c'è qualcosa di più torbido dietro queste cose, ma mi fermo qui e credo che se vuoi ripeterglielo bene, io l'ho ripetuto male. No, hai capito benissimo. Hai capito bene? Sì, ma già prima, adesso c'è la certezza.